piano, raga. Vado a uscire. Vado a uscire, sono una Grillo, come va? Come vanno queste prove? Io vorrei dirvi, come va l'intesa con la Lega? Ma guarda il TG1 com'è ridotto, guarda. Com'è ridotto il bastino. Non fate così. Allora fate una cosa. Ebbè, abbiamo visto un'aula con una brezza diversa. Si stanno rendendo conto adesso, è questo che non riescono a capire. Si stanno rendendo conto adesso. Cioè, vedere queste facce bianche, guardavano 300 persone che non hanno mai visto. Cioè, è entrato un po' di sentimento dentro. E anche un presidente che non hanno mai visto. Sì, ma è entrato l'emotività, l'emozione. Cosa che, mi stanno chiamando gente che piange dalla gioia. Piangono dalla gioia. Quando hai mai visto piangere in un Parlamento tu? Quindi nasce qualcosa di diverso, perché c'è un mondo diverso. Non siamo contro il sistema, è il sistema che è finito da solo. Noi abbiamo solo dato una piccola spinta. Adesso c'è da riprogettare le città, la mobilità, l'energia, c'è da fare un progetto di 30, 40, 50 anni. Se tu vai nelle grandi città, vedi che progettano, perché saremo nel 2030 un miliardo in più. Siamo un popolo di vecchi, di anziani, ci saranno più settantenni che ventenni fra 10 anni. Dove andiamo? Dobbiamo aprirci alle nuove tecnologie, a vedere cosa sta succedendo sulla rete. Stanno già facendo i blockchain già a Brooklyn. Hanno monitorato i tetti di Brooklyn, chi ha i pannelli solari si sono messi in contatto con una catena, un blockchain, cioè una catena di blocchi, e si comprano e si vendono l'energia tra cittadini. È già fatto sull'energia, sulla sanità, sulla finanza. Sono i vostri programmi. Ma sono i nostri programmi, sono dobbiamo fare un programma a lunga gettata con una visione. Esatto, ma gli altri non hanno la vostra visione. Come fai a trovare l'accordo? Guarda, ma io ti ricordi che io mi ero iscritto per provocazione, ma per provocazione buona al PD, per andare al congresso, perché non c'era il movimento, trattavamo l'acqua pubblica, via i condannati dal Parlamento. Ho detto erano tutte cose della sinistra, non di un comico. Volevo andare lì e dirgli: prendetevi il programma, è qua. Prendetevelo, datemi la possibilità di dirvele queste cose. Non hanno accettato, perché ero a capo di un movimento, non c'era il Questello ancora, era capo ostile perché per l'acqua pubblica, per la sanità pubblica, per la mobilità. Cioè, io andavo con la macchina a idrogeno 20 anni fa, andavo fuori a vedere come si costruiva una casa passiva o attiva che faceva energia. Andavo a vedere in Israele come facevano l'irrigazione nel deserto per risparmiare acqua. Ero curioso. Erano tutti i temi della sinistra. La sinistra è morta per stupidità, per mancanza di dialogo, per mancanza di parole, per mancanza di narrazione. Non le entusiasmi un giovane con quel tipo di sintassi che hanno. Li entusiasmi con le storie, con Picard che fa il giro del mondo con un aereo fotovoltaico. Il dialogo con Salvini? Non lo so quello che soggiorno. Queste cose io di post politica, di post cronaca non me ne occupo. Se ne occupano dei ragazzi straordinari. Cercate di capire cosa ha passato Luigi Di Maio in tutti questi anni, una pressione straordinaria, ed è venuto fuori da grandissimo politico. Ma lui di Fassino, che aveva detto: io ho una statuetta piccola, ogni tanto gli diamo una preghierina che ci faccia qualcuno. Grazie. Che ha detto Fassino? Sai cosa ci siamo detti? Ti voglio bene. Ci vogliamo bene. Questo è il messaggio che ha sempre passato così da 20 anni, perché con Fico facevamo i primi amici di Beppe Grillo, c'erano i primi meetup e andavamo con lui, Zanotelli, per proteggere l'acqua, per andare nelle discariche, per proteggere la salute dei campani. Abbiamo fatto battaglie insieme dall'inizio, quindi per me è una gioia straordinaria che abbia raggiunto quel livello lì. Abbiamo ci siamo scambiati, ti voglio bene, questo. Ciao. Buonanotte. Ciao, grazie.